Adesso facciamo inchino alla corte. Allora, porta la gamba destra indietro e la sinistra, molto molto divaricata, busto viene davanti. A questo punto sto lavorando sul tallone, ok? E spingo verso basso. Allora, tutta la concentrazione è con il mio peso verso basso, ok? Busto in avanti, gluteo indietro, sto lavorando sul tallone, ok? Spingo verso basso, 2, 3, 4 ancora, 5, 6, 7 ancora, 8, vai, 8, 7, 6, spingi, comincerai a sentire proprio che si attiva sotto il gluteo. Adesso guarda che facciamo, saliamo e scendiamo, 8, spingi, 7, 6, 5, puoi sollevarti, ancora, 3, e 2, e 1, rimango giù, spingo giù, spingo giù, spingo verso basso, basso, ancora, continuiamo, e 8, 7, 6, 5, 4, 3, e ci solleviamo, e 1, 2, push, 3, 4, ottima, 5, 6, 7, e 8, wow. La sentirai sicuramente nel gluteo, la senti? Perché la cosa importante è proprio di incrociare tantissimo indietro, portare il busto in avanti, ok? Busto in avanti, sto spingendo sui talloni verso basso, continuiamo, adesso andiamo, spingiamo verso basso, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, adesso sollevamoci, su e 2, spingi sul tallone, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, riscendo moleggiando, e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora, 8, 7, 6, ci siamo quasi, dai, 4, 3, 2 e solleviamoci, e 8, scendo, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Wow, eccellente, l'hai sentito? Perfetto, allora andiamo avanti con il prossimo esercizio con Turbo Gag. Se chiedi a qualsiasi allenatore sulla pianeta, dice voglio lavorare i glutei, ti dirà una parola, squat, fai squat, squat e non finire, squat con carichi, squat in ogni salsa. Però io voglio fare una squat un po' diversa, perché i squat ovviamente sono eccellenti, ma voglio fare una squat particolare. Allora, scendi giù, ok? A questo punto non ci risolviamo più. E noi avanziamo, 1, 2, 3 e 4 e ci saltiamo, piccolo jump squat indietro, poi sinistra, 1, 2, 3, 4 indietro, poi destra, 1, 2, 3, 4 e stai basso con il petto, ok? Indietro, destra, vado, indietro, sinistra, vado, destra, vado, sinistra, vado. Tallone, tallone, e ancora, tallone, tallone, sinistra, destra, vado, indietro, vado, tallone ancora, vado, indietro, ancora quattro, andiamo, destra, sinistra, destra ancora, ultima due, e ultima, indietro, wow, eccellente, per questo turbo gag, se volete farlo un'altra volta fallo pure, o concatena questo esercizio un altro ancora, ma fallo almeno più 5 minuti al giorno per avere il massimo del tuo corpo e perciò della tua vita. Alla prossima, ciao! Adesso andiamo a fare di nuovo una plancia un po' diversa, una plancia che io ho preso ispirato dalle yoga, un movimento che mi piace tantissimo. E così, ci dobbiamo girare giù, ok, andiamo direttamente in plancia, portate le mani direttamente sotto le spalle, stende le gambe, ok? A questo punto tiri sulla gamba destra, a questo punto porta il ginocchio in avanti come se stessi provando di toccare la fronte, ok? Sollevando un po' l'addome, ok? E la tieni in posizione, ok? 4, 3, 2, torni indietro ma non abbassare il piede, ok? Tieni il piede alto, addominali tesi. Adesso la porteremo al ginocchio lateralmente, piegando anche leggermente le braccia, ok? Verso fuori,
Ok, tienilo, 4, 3, 2 e torni indietro, addominali sempre tesi. E adesso andiamo in diagonale, ok? In diagonale, tengo la posizione, 4, 3, 2 e torni indietro, abbassi il piede, cambi il piede, cambi il piede. E andiamo alla prima posizione che sollevandomi, toccando la fronte al ginocchio, tengo tutto teso, 4, 3, 2 e torno indietro, a questo punto lo stesso lato, ok? E le teniamo 4, 3, 2, torno indietro e l'ultima è in diagonale, andiamo in diagonale e tieni la posizione, 4, 3, 2 e torno indietro e abbasso le gambe. Eccellente ragazze, altro esercizio per il nostro turbo gag fatto e ti aspetto al prossimo esercizio. Un bacio! Questo esercizio si chiama calcio d'asino, così ci portiamo avanti, ok? Poggiti giù, fletti il piede a martello e cominci a calciare verso alto, ok? E spingi. Adesso devi concentrare sull'ultimo pezzo del movimento quando sei in estensione, così. Spingo su, schiaccio il gluteo, in alto, spingo, spingo, continui, 4, 3, 2, ancora 3, 8, spingi, 8, 7, continui, 6, 5, 4, 3, 2, ancora. Ricordati sempre che il tuo corpo è la macchina dell'anima, ok? E questi esercizi, più che non li disegni solo per farti essere, diciamo, più tonico, più bello, ma proprio vivere meglio. Continui, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Recuperi un attimo, perché il corpo è la macchina dell'anima. Allora, quando io alleno il corpo, è meno per essere più belli, è più per avere più energia, più controllo sul corpo, più scattante, correrai meglio, ballerai meglio, farai avere, diciamo, il passo più leggero, così anche la giornata è meno faticosa. Insomma, questo è il mio intento, sono un'ambasciatrice del movimento e spero di aiutare tutto il mondo a muovere meglio. Continuiamo. Ok, altra gamba. Fletto il piede a martello, stendo in su, spingendo come se stessi provando a lasciare la tua impronta proprio sul soffitto. Ancora, 4, 3, 2, ancora 3, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, sempre verso alto, concentri alto, verso alto, ancora, 4, 3, 2, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultimo 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Calcio di asino, eccellente per i nostri glutei, per la nostra turbo gag. Vi aspetto al prossimo esercizio. Passate una giornata favolosa. Eccoci di nuovo per un altro esercizio per il nostro gag, il nostro addominale. Questi li chiamo okay, rocking chair dondolo, perché donduliamo da dietro avanti. Allora, indietro, stendo, su e tengo. Ok, dobbiamo fare solo 5. Indietro, stendo e tengo. Addominali molto molto tesi. Ancora 3. Vado e torno su, tengo. Ancora 2. Tengo. Ultima. E tengo la posizione, tieni e relax. Recuperi un attimo, ok? Che dobbiamo ripetere un altro 5. Ricordi che l'ombelico è sempre attaccato alla tua colonna vertebrale, addominali molto molto tesi, ok? Grandi sorrisi, che state facendo un lavoro eccellente, ok? Siamo pronti all'altro 5 e indietro. 5, su e tengo. E 4, su. 3, su. Ancora 2, vado e su, e questo è l'ultimo, e tengo, relax, eccellente, un altro esercizio fatto insieme, complimenti.